Ciao a tutti NJ, bentornati a questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Solid State Logic Fusion, in particolar modo del sesto processore che la casa madre ha dichiarato che diciamo richiama alcuni compressori dei suoi banchi storici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e di che tipo di processore è. Andiamo! Molto bene, eccoci qua davanti alla Solid State Logic. Quello di cui parliamo è di un sesto processore che non è presente, diciamo, in questi 1, 2, 3, 4, ovviamente il quinto è questo con l'aggiunta del trasformatore. Ok, quindi però è stato rivelato dalla casa madre la presenza di un sesto processore. Questo processore non è chiaramente subito visibile, ma si attiva tenendo premuto per circa 5 secondi il processore di ingresso, quindi l'attivazione di ingresso dell'high frequency compressor. 2, 3, 4, 5. Vediamo se si attiva. Eccolo qua. Quando è così bianco, che è diverso da questi che rimangono gialli, vuol dire che è attivo questo nuovo elemento, questo compressore, di cui quindi trasforma. Questo rimane comunque una threshold, e questo è, non sarà più l'X-over, ma diventerà il wet and dry, cioè la quantità di compressione che andremo ad applicare. È un compressore full range, quindi non è diciamo dedicato a una banda specifica come questo della high frequency, ed è un tipo di compressore che è stato, diciamo, proprio montato dalla Solid State Logic sui suoi banchi di punta. Ok, che riguardano soprattutto la gestione di microfoni, quindi su come comprimere bene alcune parti microfoniche, soprattutto quelle di batterie, quelle di chitarre. Quindi io proverò adesso con voi su un loop di batteria, vediamo un po' come si comporta questo processore, ok? E vediamo un pochino cosa riusciamo ad ottenere. Quindi passo su Studio One, apro il loop e guardiamo insieme che cosa riusciamo a fare. Molto bene, eccoci qua nella sessione di Studio One, dove diciamo ho già aperto una pipeline, un plugin di Studio One che permette di connettere dispositivi esterni. Quindi in questo caso io ho usato, attraverso la scheda audio, magari poi vi spiegherò meglio il processo, Studio One all'outboard, di modo che io possa processare in tempo reale quello che esce dalla DAW e metterlo nel Fusion, di modo che possa processarlo nel modo più ottimale possibile. Ok, andiamo a vedere di cosa si tratta di questo processore, che è un LMC, cioè un Listen Mic Compressor, quindi un compressore a tutta banda, full range, che diciamo è stato in voga della Solid State Logic alla fine degli anni 70 e soprattutto negli anni 80 nei suoi banchi, e sono usciti anche dei processori esterni per la serie 500 che magari poi vi faccio vedere. Ok, intanto andiamo a sentire come si comporta il Fusion. Ok, in questo caso mando un loop che è un loop di batteria, lo ascoltiamo e poi andiamo a vedere come si comporta nel complesso con il processo della macchina. Ok, questo è quanto è il loop. Proviamo un pochino a vedere cosa fa questo processore, ok? Innanzitutto lo attiviamo. Per attivarlo ricordo che basta tenerlo premuto 5 secondi, come vi ho detto prima. Per ritornare poi, per switchare e tornare all'high frequency compressor, è sufficiente tenere premuto per 5 secondi e torna alla modalità high frequency compressor. Quindi per switchare basta sempre tenerlo premuto per circa 5 secondi. Ecco qua, andiamo a vedere che cosa fa un pochino nel concreto. Come vi ho detto, questo è la threshold e questo invece è il dry and wet. Ok,
ok, proviamo con questa impostazione a vedere ecco com'è con e senza. Senza. Con. Proviamo a esasperare e vedere un po' come funziona la della questa composta. Ok, così un pochino esasperato, però sentiamo un pochino come va senza. Naturalmente possiamo sempre usufruire di tutti gli altri, ecco, comandi della Solid State Logic Fusion. Quindi possiamo naturalmente dare un po' di drive e dare un'equalizzatina tramite il Violet Q. Proviamo senza e poi con. Bene, vediamo che ecco, con questo process noi possiamo comunque potenzialmente quindi ecco, utilizzare il Fusion non soltanto per fonti, come avevo già fatto vedere in un altro esempio dell'altra volta, fonti stereo collegate a un mix down, quindi per finalizzare un prodotto, cosa che sicuramente questo prodotto è stato pensato per quel tipo di applicazione. Però ecco, questo nuovo tool, che non è nuovo in realtà, c'era già, però la Solid State Logic ha deciso di dirlo soltanto adesso, ci dà la possibilità di utilizzare comunque un compressore, diciamo, di livello, quindi dà la possibilità di avere un altro tool all'interno della nostra Fusion, quindi che arricchisce il valore di questo oggetto, che già io per mio avviso considero di alto livello. Per 2000 e passa euro potrebbe a farla non essere anche di livello. Bene, ma proviamo a fare una seconda prova su dei loop di chitarra e vediamo cosa tira fuori sempre questo processamento. Sono in realtà due loop, che ce n'è uno diverso. Così possiamo un po' comparare questi suoni anche un po' diversi. Bene, procediamo allora a attivare il Fusion. Thank you.
Bene, proviamo un pochino con e senza di questo compressore. Bene, naturalmente possiamo, ecco come, fatto, come abbiamo fatto prima, fare tutto il, la linea con tutti i vari processori e vedere cosa, come possiamo processare queste chitarre, quindi come il Fusion lavora anche con queste chitarre. Bene, proviamo sempre bypass e con. Bene, con questa prova direi che è tutto. Vi ringrazio di aver seguito questo video e se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per ricevere gli aggiornamenti dei prossimi video. Alla prossima, da Nini J!